Kasturba Gandhi, la moglie del Mahatma. Il nome di Kasturba Gandhi si perde spesso in confronto a ciò che il Mahatma rappresentò. Tuttavia, ella fu il suo pilastro di supporto, la prima persona ad essere parte di lui come nessun altro al mondo. Gandhi sperimentò su di lei la sua capacità di convincere l'India ad abbandonare il pregiudizio riguardo alle caste e all'intoccabilità. Fu grazie al fatto che riuscì a convincere lei che egli riuscì successivamente di convincere migliaia di indù. Di Kasturba Gandhi si hanno poche informazioni, poiché l'attenzione del mondo era soprattutto focalizzata sul marito. Eppure lei lo accompagnò nelle proteste, nelle marce non violente, nelle azioni politiche, nella vita dell'ashram e in prigione. Accanto a lui c'è sempre, anche nelle foto, la piccola donna indiana con una immensa volontà e forza d'animo. Lei fu la sua voce quando lui era in carcere. E sebbene fino al matrimonio fosse analfabeta, come normale condizione delle donne a quell'epoca, imparò a leggere e scrivere e divenne la voce di Gandhi e, importantissimo, colei che scosse le coscienze addormentate delle donne indiane, addomesticate e asservite al potere maschile, trasformandole in attiviste politiche della non violenza. Ella fu forse l'unica persona che si poteva permettere di essere in disaccordo con lui e di fargli notare i suoi errori. Ella gli fu moglie, compagna, custode e più avanti negli anni anche la sua rappresentante. Nata nel 1869 in Porbandar, Kasturba era la figlia di un importante uomo d'affari che commerciava in grano, abiti e cotone nei mercati di Africa e Medio Oriente. Il padre di Kasturba fu anche sindaco di Porbandar e decisamente la fanciulla ebbe un'infanzia agiata. La famiglia di Kasturba era molto vicina a quella del padre di Mohandas Gandhi, Karamchand, che a sua volta ricopriva una carica governativa a Porbandar. Le due famiglie cementarono la loro amicizia promettendosi i loro figli, Mohandas e Kasturba, che furono fidanzati all'età di 7 anni e sposati a 13, come era costume nelle caste indù di alto rango all'epoca. All'inizio dovettero imparare a conoscersi l'un l'altra e furono prima di tutto amici e compagni di gioco. Successivamente ebbero 4 figli nel giro di pochi anni. Nei primi tempi del matrimonio, i tentativi di Mohandas Gandhi di controllare Kasturba non diedero frutti. Lo storico Vinay Lal scrive: Kasturba non si piegava facilmente alla volontà del marito, e la stessa autobiografia di Gandhi offre una rimarchevole testimonianza della sua tenacia e libertà di giudizio, delle aspre contese che scaturivano dalla sua irragionevole tendenza a sottometterla al controllo nei primi 20 anni del loro matrimonio. Per anni visse lontana da Mohandas, mentre lui era in Inghilterra a studiare e poi in Africa. Kasturba non sapeva né scrivere né leggere, quindi le era difficile comunicare con lui. In conseguenza del fatto che Mohandas Gandhi dedicava la sua vita alla sua missione, ella si occupò quasi da sola dei figli e lo fece in modo mirabile, pur continuando a essere una patriota e una seguace delle emergenti idee del marito. Aparna Basu scrive: ebbe grande coraggio, sia fisico che morale, come risulta dalle gravi malattie che soffrì e superò, tanto durante le privazioni del primo periodo in Africa, quanto durante le varie incarcerazioni. In effetti, ella era fonte di forza per le sue compagne di prigionia. Esibì grande coraggio in Sudafrica. Una volta addirittura aiutando Gandhi a scappare da una folla bianca che lo minacciava, prese con 6 figli e trovò rifugio in un'altra casa. Dal 1904 al 1914 fu attivamente impegnata nell'insediamento di Phoenix, vicino Durban in Sudafrica. Lì visse a contatto con la natura selvaggia e quando Gandhi era lontano e l'accoglieva nel loro stanziamento, chiunque ne avesse bisogno con il sorriso. Nel 1913 levò la sua voce contro le disumane condizioni di lavoro degli indiani in quel paese. Per questo fu imprigionata per 3 mesi e condannata a durissimi lavori. Nel 1915 accompagnò il marito a sostenere i piantatori di indaco in India e insegnò alle donne e ai bambini le norme più elementari di disciplina e igiene personale, i rudimenti della scrittura e della lettura.
Secondo Aparna, agiva con grande gentilezza e esercitava la sua autorità con dignità, guadagnandosi il rispetto e la cooperazione di tutti. Nonostante non fosse stata istruita, teneva accuratamente i conti, era molto disciplinata e ben presto divenne la madre di tutti. La chiamavano Ba. Fu madre e nonna amorevole, molto unita ai figli, alle figlie e ai nipoti. Sul letto di morte, i suoi momenti di gioia furono quando ricevette la visita dei suoi bambini. Sushila Nayyar, che passò molto tempo con la famiglia Gandhi, scrisse di lei: «Se c'è qualcuno con cui le cose per me sono state facili, quella fu Ba. Mi parlava dolcemente nel suo aspro Hindustan e si occupava delle mie necessità, con tutta la sua grandezza. Ebbe un semplice cuore di madre e il suo spirito materno pervadeva l'atmosfera intorno a lei. Era semplice e gentile, ed era dalla sua gentilezza che si poteva percepire la sua forza. Negli anni trovò perfetta integrazione col marito e i suoi vari ruoli. Lo supportò nella sua ricerca per l'uguaglianza sociale, economica e politica per gli indiani dell'India e per quelli del Sudafrica. Di fatto, come puntualizzano gli storici, fu tra le prime Satyagrahis, o resistenti non violente, inviata da Phoenix nel Transvaal per protestare contro la decisione del governo sudafricano di dichiarare nulli e senza valore tutti i matrimoni non cristiani. Quando nel 1914 Gandhi e sua moglie Kasturba tornarono definitivamente in India e quando nel 1917 lui entrò definitivamente nella scena politica, ella divenne ben più di un personaggio politico. Nella sua biografia il Mahatma parla di questo. Secondo la mia esperienza, all'inizio fu molto ostinata, disse. A dispetto delle mie pressioni faceva esattamente come voleva. Questo portò a lunghi periodi di distanza tra noi. Ma nel momento in cui la mia vita pubblica si ampliò, mia moglie si buttò a capofitto e di sua spontanea volontà nella mia opera. Il suo impegno per la libertà non era solamente di supporto a Gandhi, ma era qualcosa che lei stessa sentiva profondamente. Lei era nella sua indole un'attivista e una lavoratrice instancabile. Quando il movimento Quit India cominciò a guadagnare terreno, Gandhi fu imprigionato prima di poter dare inizio a una riunione pubblica nel Shivaji Park, vicino a Bombay. Lui volle che Kasturba prendesse il suo posto. Presentendo che la polizia avrebbe fermato e imprigionato anche lei, Aparna, dice, dettò un messaggio per il pubblico a Sushila Nayyar, nel quale diceva: «Gandhiji vi ha dato il suo cuore per 2 ore la scorsa notte alla riunione dell'All Indian Congress Committee». Cosa posso aggiungere io a questo? Tutto ciò che ci rimane da fare è vivere conformemente a questo ideale. Le donne dell'India devono dimostrare il loro coraggio e unirsi in questa lotta, senza distinzioni di casta o di credo. Verità e non violenza devono essere la nostra parola d'ordine. Fu infatti arrestata mentre si recava al meeting e portata all'Arthur Road Prison di Bombay. Di fronte allo sguardo delle moltissime persone che già vedendola da lontano erano entusiaste, Kasturba disse a Sushila: «Ho il presentimento che non ne uscirò viva». La cella dove fu rinchiusa era lurida e lei si ammalò. Dopo qualche giorno fu spostata all'Aga Khan Palace dove era detenuto Gandhi e quella fu la sua ultima incarcerazione. Soffriva di bronchite cronica, che raggiunse il suo picco a causa dello stress patito durante gli arresti causati dal movimento Quit India. Questo aggravò ulteriormente la sua salute, che cominciò inesorabilmente a declinare fino a divenire polmonite. Ebbe 2 infarti, ma sempre rifiutò il ricovero. L'ultimo fatale attacco lo ebbe nella prigione nella quale morì. Come moglie, il sacrificio di Kasturba fu encomiabile. Aprì la sua casa all'intera nazione, alla lotta per la libertà e sostenne il marito in ogni suo sforzo. Accettò di rimuovere dalla sua mente e dal suo cuore l'antichissima tradizione induista delle caste, degli intoccabili, tanto da vivere in ashram e da accettare di eseguire anche i lavori più umili, come pulire le latrine, solitamente lasciati proprio agli intoccabili perché considerati indecorosi per le persone di alto rango come lei. Mentre era in prigione, digiunava.
Rinunciò a tutte le cose che amava, cibo, gioielli, incluse le sue convinzioni religiose. E, più importante di tutto, accettò e condivise il voto di Brahmacharya, ossia la rinuncia a qualunque forma di possesso o attaccamento, inclusa ogni relazione sessuale che il marito fece a 36 anni. Pur essendo una moglie devota, però, era ben lontana dall'essere sottomessa. Poteva rifiutarsi e farsi sentire, anche se si trattava di Gandhi. Quando, durante un suo periodo di malattia in Sudafrica, il medico chiese a Gandhi il permesso di darle del brodo di manzo, lui rispose che personalmente non poteva consentire, ma che se Kasturba era in grado di esprimere la sua volontà, si sarebbe dovuto chiederlo direttamente a lei e rispettare la sua volontà. E così fu fatto. Fu lei stessa a rifiutare il brodo e a chiedere latte di capra e acqua calda, secondo il sistema che Gandhi usava per sé quando era malato. In un periodo in cui le convinzioni erano che le donne dovessero restare analfabete, il marito le insegnò a leggere e scrivere. Ma la scrittura di Kasturba assomigliava a quella di una bambina. Scriveva ogni lettera separatamente e lo spazio tra le lettere era irregolare. Gandhi cercò di migliorarla e le chiese di fare pratica nello scrivere. Tutti chiedevano un quaderno e anche Kasturba ne chiese uno. Gandhi le diede un fascio di fogli sfusi e le disse che avrebbe avuto un quaderno quando fosse migliorata nella scrittura. Lei fu profondamente ferita. Sarojini Naidu inviò un quaderno e Sashila lo consegnò a Kasturba, la quale lo rifiutò e quietamente lo pose tra i libri di Gandhi. Tutti, incluso il Mahatma, che si rese conto dell'errore, cercarono di persuaderla a scrivere nel quaderno. Lei rispose dignitosamente: «A cosa mi serve un quaderno?» La sera del 22 febbraio 1944 esalò l'ultimo respiro presso il campo di detenzione dell'Aga Khan Palace, vicina al marito. Fu cremata all'interno dello stesso complesso carcerario il giorno successivo. Gandhi sedette guardando la pira funeraria fino alla fine e quando qualcuno gli chiese di alzarsi rispose: «Questi sono gli ultimi momenti di 62 anni di vita condivisa. Mi si lasci stare qua finché la cremazione sarà finita. Non riesco a immaginare la vita senza Ba.» Gandhi scrisse che Kasturba non fu mai dietro di lui. Anzi, spesso si trovava sopra di lui grazie alla sua infaticabile cooperazione che gli evitò l'abisso. Scrisse: «Mi ha aiutato a rimanere lucido, sveglio e fedele ai miei doveri. È stato accanto a me in ogni momento della mia lotta politica e non ha mai esitato a fare il primo passo.» Nell'accezione corrente del termine, non era una donna istruita, ma nella mia accezione era un modello di istruzione. Lavorando accanto al marito, Kasturba fu modello per l'indipendenza delle donne indiane e le ispirò a unirsi al movimento, incoraggiandole a offrirsi come volontarie per la causa sociale e politica, lottando accanto ai loro mariti, figli e compagni. Era una Vaishnav, una devota religiosa, tuttavia aveva cancellato dalla sua mente ogni pregiudizio di casta e non considerava una ragazza intoccabile con meno affetto di una sua propria figlia. Sarojini Naidu la descrive come il simbolo vivente della femminilità indiana. Mai una volta i suoi piedi vacillarono o il suo cuore tremò sul ripido sentiero del sacrificio perpetuo che fu la sua parte accanto al grande uomo che lei amò e servì con immenso coraggio, fede e devozione. Kasturba è passata all'immortalità prendendo il posto che le spetta tra le eroine più amate delle leggende, storie e canti dell'India.